Ciao ragazze, oggi video super chiacchiericcio perché sì, mi sposo, ci sposiamo, finalmente ho potuto dirvelo, ho avuto modo di dirvelo e sono emozionatissima. E niente, in questo video vorrei chiacchierare un po' con voi per raccontarvi come lo abbiamo deciso e cosa faremo nei prossimi mesi. Dunque, l'abbiamo deciso a febbraio di quest'anno. Prima se ne parlava ogni tanto, però non si era ancora mai stabilita una data ufficiale. Mentre appunto a febbraio abbiamo stabilito la data, che sarà il 3 settembre del 2017. Siamo sicurissimi sul mese e sull'anno, un po' meno sul giorno, perché se non sbaglio il 3 settembre cade di domenica e dal momento che abbiamo intenzione, che ci piacerebbe celebrare il matrimonio sul tardo pomeriggio con conseguenti festeggiamenti che appunto andranno avanti fino a tardi comunque, magari potrebbe essere un pochettino problematico per gli ospiti, semplicemente per il fatto di dover andare al lavoro il giorno successivo, che sarà il lunedì. Comunque, se non sarà il 3 di settembre, sarà il 2, adesso vedremo, valuteremo. Molto probabilmente ci affideremo a una wedding planner, però non è sicurissimo. A settembre fisseremo un appuntamento per andare a parlare con lei. È una ragazza che ho trovato su internet e mi piace moltissimo come lavora. E vorrei appunto incontrarla e conoscerla per vedere un pochettino come funziona il tutto. Perché io ho provato a documentarmi su internet, però logicamente un colloquio faccia a faccia è sicuramente molto più esaustivo, tra virgolette. E cosa dirvi? Sarà un matrimonio in stile shabby chic, ovviamente, non poteva essere differente. E sarà anche un matrimonio molto probabilmente in stile americano, perché abbiamo intenzione di celebrarlo all'aperto, ovviamente tempo permettendo. E che dirvi? Io sono appunto emozionatissima, non vedo l'ora di iniziare con i preparativi. Per il momento non abbiamo ancora iniziato nulla. Partiremo da settembre, perché ormai siamo quasi a metà luglio, tra il caldo, il fatto che fra poco poi ci saranno le vacanze e sarà tra l'altro anche tutto chiuso, abbiamo deciso di spostare tutto a settembre, anche perché ci sarà un clima un pochettino più fresco, più tranquillo rispetto ad adesso. E niente, per quanto riguarda il matrimonio, per quanto riguarda il video con il quale vi ho annunciato appunto il mio matrimonio, è stato un video che io avevo progettato già tantissimo tempo fa, a febbraio appunto, già, sì. È che avrei dovuto pubblicare anche molto tempo prima, ma non sono riuscita a farlo perché ne sono successe davvero di tutti i colori. Prima io mi sono fatta male alla mano e quindi non riuscivo a registrare le varie scene, più che altro era brutto da vedersi la mano tutta fasciata. E poi, quando abbiamo ripreso a registrare, Omar è stato malissimo, febbre 39 di colpo, l'abbiamo portato al pronto soccorso, l'hanno ricoverato e operato d'urgenza per un attacco di appendicite acuta, quindi io ho dovuto comunque ovviamente accantonare tutto quanto. Un'altra novità dell'ultimo periodo è che ho aperto un blog e che cerco di aggiornare con cadenza settimanale, anche se ultimamente è stato davvero molto difficile proprio per la questione del problema di salute di Omar, però da settembre vi prometto che sarò puntuale ogni settimana con la pubblicazione dei vari post. Alcune ragazze mi hanno chiesto di condividere con voi tutti i preparativi e mi piacerebbe farlo, una cosa che appunto mi farebbe piacere, anche perché magari un domani potrei poi andarmi a riguardare i video e vedere com'ero in passato durante questo periodo molto emozionante. E stavo pensando che magari a settembre potrei, non so, registrare dei vlog, non so, il giorno in cui andremo al colloquio con la wedding planner, piuttosto che il giorno in cui andremo alle varie fiere di esposizione, perché ho già sull'agenda segnato un elenco di fiere alle quali partecipare. Se non sbaglio, la prima che c'è qui a Torino è il 24-25 di settembre, se non ricordo male, e comunque sì, potrei appunto portarvi con me. Tra l'altro potrei anche condividere tutti i preparativi sul mio blog, adesso poi vedrò bene come organizzare il tutto. Sarà un anno emozionante, non vedo l'ora che sia settembre, anche se sì, le vacanze saranno finite, però per me è un anno emozionante, un anno differente rispetto al solito.
E quindi davvero sto contando i giorni per iniziare a preparare tutto. Ho tante idee in mente, anche se comunque non sono ancora ben definite, perché bisogna vedere se è davvero possibile, realizzarle tutte. E niente, per quanto riguarda l'abito, ancora non ne ho assolutamente idea. Vabbè, è presto, però uno potrebbe iniziare a farsi un'idea, a vedere qualcosina. Per quanto riguarda le acconciature, ne ho già trovate due o tre che mi piacciono. Poi ovviamente è ancora molto presto, quindi ripeto, bisognerà vedere se col tempo continueranno a piacermi. Però sicuramente tutte quelle che ho scelto e salvato richiedono dei capelli molto lunghi. Adesso i miei sono abbastanza corti. E spero che in un annetto crescano, e altrimenti dovrò comunque accontentarvi di quello che sarà possibile fare. E anche se veramente dovessi guardare la volontà col caldo che fa, sarei già andata a tagliarli, perché veramente li odio i capelli lunghi, però per quest'anno me li devo far piacere. E niente ragazzi, spero di avervi detto tutto. No, un'ultima cosa, ecco, un'ultima cosa che ho dimenticato di dirvi è che adesso pubblicherò video ancora fino all'ultima settimana di luglio, poi mi fermerò perché per agosto ovviamente vorrei riposarmi, andremo in vacanza, anche se non si sa ancora dove, come ogni anno, noi siamo sempre indecisi sulla meta. E poi comunque fa troppo caldo per registrare, mamma mia, si muore. Già sto tenendo tutte le finestre chiuse perché di fronte stanno rifacendo la facciata. Ci sono dei rumori pazzeschi, però più di tanto mi sto rendendo conto che non riesco a mantenere il silenzio in casa. E niente, io spero di non avervi annoiato, vi ringrazio tantissimo per i tanti messaggi che mi avete inviato anche privatamente. Purtroppo non riesco a rispondere a tutte quante, però sapete che io vi leggo sempre tutte, che mi fanno davvero tanto tanto piacere perché mi avete scritto delle parole bellissime e in questo periodo, non so, mi toccano particolarmente, essendo un periodo di forti emozioni, mi emoziono particolarmente. Niente, io vi mando un bacione, noi ci vediamo in settimana con un nuovo video. Ciao a tutte!